Non tutte le storie che ho da raccontare sono storie divertenti o storie che portano a ridere. Tante storie che ho da raccontare sono anche storie sono anche storie che a me personalmente commuovono particolarmente. Come potete vedere, ho una tenuta particolare oggi, perché oggi vi andrò a parlare della stagione del 2014-2015 dei Marines, la mia ultima stagione su un campo da football. Non ho molto parlato di football sul mio canale, penso di averne accennato un pochino nei video di GTA o cose del genere, ma io ho giocato a football dal 2010 fino all'anno scorso, 2016, 2010-2016. Mi fa molta impressione essere vestito così, avere in mano questo pallone e parlare di questa stagione, perché questa è la maglietta con cui io ho esordito nel 2011 con la mia ultima squadra, i Lazio Marines. È la prima maglietta che io mi sia mai messo dei Lazio Marines e non la ridarò mai indietro, sappiatelo. E questo è un pallone che porto con me da sempre, che avrà una storia a parte. I Marines alla fine del 2014, la giovanile dei Marines alla fine del 2014, quindi a agosto, quando sono cominciati gli allenamenti, era una squadra distrutta. Avevamo perso i nostri migliori elementi, avevamo perso il nostro running back più forte, una persona che rispetto tuttora e che adesso penso sia in un'altra squadra, ho perso le sue tracce. Avevamo perso dei coach molto importanti, che anche loro adesso sono in altre squadre. Avevamo perso tanti difensori di valore. Avevamo perso tante linee di valore. Poi non so chi mastica di football, comunque questa vuole essere una storia a qualcuno che di football ci mastica o comunque ne capisce qualcosa. Era una squadra completamente nuova. Gli unici veterani eravamo io, Giovanni Biancolella, il mio quarterback che saluto, Michael Aberajote, il mio linebacker amico di una vita, Leonardo Vallini, anche lui linebacker amico di una vita, Simone Schirmo, linea di difesa amico da tanto tempo, e Lorenzo Piredda, Er Pereira, ricevitore di grandissimo talento secondo me. Il 2014 è stato un anno incredibile per tutti noi veterani. A parte le nostre convocazioni nazionali per tutti noi veterani non è mai successo. Poi chi abbia giocato in nazionale e chi no, poi ve lo spiegherò. Ci siamo ritrovati da ragazzi che avevano un sacco da imparare a veterani, tra virgolette, di un under 19, una giovanile che doveva caricarsi la squadra sulle spalle e cercare di portarla avanti. La squadra era totalmente nuova, erano tutti rookies, nessuno aveva mai toccato un pallone da football prima di cominciare la stagione. La stagione comincia, la linea d'attacco è un colabrodo, non riusciamo a coprire niente, le ricezioni non vengono. Poi c'è stato anche un cambio di gioco da parte del nostro coach Stan Bedwell, che dal gioco principalmente incentrato sulle corse, io facevo il running back, quindi ero quello che prendeva palla e correva, e potete vedere il mio fisico com'è, quindi corse di potenza. Giocavamo un sacco di power run, ci siamo ritrovati a giocare principalmente passaggi, cosa che non eravamo abituati a fare, e lì ho imparato a ricevere, purtroppo troppo tardi nella mia carriera. Ricevitori, avevamo un solo ricevitore con le mani buone che non faceva neanche il ricevitore di primo ruolo, perché Lorenzo Piredda è sempre stato un difensore, solo nell'ultima stagione di giovanile è venuto a fare il ricevitore, perché quel figlio di puttana riusciva a fare ricezione ad una mano da qualunque posizione. Era tutta un'incognita, fino alla prima partita è stata un'incognita. Quell'anno siamo stati gemellati con un'altra squadra, la Roma Scuola Football, un gruppo di ragazzi gentilissimi, con una grande passione, che quell'anno hanno preso pizza a destra e manca, però io gli porto un sacco di rispetto, perché sono riusciti a prendere pizza a destra e manca, ma non hanno mai mollato in nessun modo. Con questa squadra abbiamo fatto vari allenamenti congiunti per vedere a che livello eravamo noi e per vedere a che livello erano loro. Lì ci si è rialzato un pochino il morale, le linee d'attacco hanno capito come funzionava e tutte e due le squadre più o meno sono riuscite a integrarsi bene fra di loro. Tant'è vero che alla fine tutti quanti conoscevano il mio nome, tutti quelli della Roma Scuola Football, io conosco tanti nomi loro e è stato divertente, sono stati degli allenamenti particolari e divertenti, cosa che non penso che tutte le squadre facciano. Nel corso delle settimane seguenti, prima dell'inizio del campionato, ci siamo stretti un sacco. Siamo diventati una squadra, una vera squadra.
Abbiamo imparato a giocare insieme, abbiamo imparato anche a perdere fra di noi, perché il nuovo metodo di allenamento del nuovo coach metteva molto in competizione l'attacco e la difesa. E considerato che la difesa aveva molti più veterani, aveva un reparto di linebacker molto più sviluppato del nostro reparto running back, dove l'unico veterano ero io, l'unico piazzato ero io, quindi ero diventato praticamente una linea aggiuntiva giocando come fullback. Non so se questa frase riescano a capirla in molti, comunque lasciamo stare. Siamo diventati quella che si può definire una famiglia. Eravamo tutti uniti, tutti insieme e avevamo soltanto un obiettivo. Per l'ultima stagione noi dovevamo arrivare in finale, non importa come, dovevamo arrivare in finale. Inizia la stagione, prima partita è proprio contro la Roma Scuola Football. Piovono botte e touchdown da tutti i pizzi. Se riesco metterò un paio di foto qua e là di momenti salienti come il mio touchdown grazie a un blocco della Madonna di Lorenzo Piredda. I ragazzi della Roma Scuola Football purtroppo hanno subito lo stesso destino un po' da tutte le squadre del nostro girone. C'eravamo noi, la Roma Scuola Football, i Crabs Pescara e la Legio 13 Roma, la mia vecchia squadra, la mia prima squadra. Ah, ecco cosa mancava. Visto che si sta parlando di cimeli, non potevo esimermi da farvi vedere il mio ultimo casco. Il casco della stagione che vi sto raccontando. Però non so dove metterlo per farlo vedere. Lo metto qui. Insomma, la prima partita va liscissima. È una partita stupenda. Facciamo un sacco di punti. E soprattutto, la mia preoccupazione più grande, la linea inizia a consolidarsi. Questo è stato l'inizio della trasformazione della mia linea d'attacco, capitanata da Patrizio Ricci, che tra l'altro è diventato anche il capitano in quella particolare situazione, il centro. Ti saluto Pat, non so se stai ancora giocando, non so se stai vedendo questo video, ma spero che un giorno lo vedrai e riderai insieme a me, mi vorrai bene come io ho voluto a te fino alla fine, come se fossi morto. Non sei morto, ma ti voglio bene lo stesso, anche se non scrivi mai e non ci sentiamo da una vita. La settimana che segue i nostri allenamenti sono stati tutto un sorriso, perché sapevamo che quella squadra che era partita così male, che era partita così a cazzo de cane, cioè così, sì, possiamo andare a giocare ma con uno stile completamente nuovo, questi non siamo noi, loro non. Tanti ragazzi vengono da sport diversi, tanti vengono dal calcio, tanti vengono dalle arti marziali, tanti vengono addirittura dal rugby, non c'entra niente con noi. Quindi c'è il rischio di non riuscire a disputare una buona stagione, ma dopo quella partita abbiamo capito che la nostra stagione sarebbe stata tutta in discesa, e così è stato. La seconda partita è stata contro la Legio 13. C'è una rivalità storica fra la Legio 13 e Lazio Marins. La rivalità è situata soprattutto sulle giovanili. Poiché le persone che ho nominato prima, tutti tranne Lorenzo Piredda, venivano dalla Legio 13. Siamo tutti ex legionari che si sono trasferiti a Marines per un problema o per un altro. Contro la Legio 13 non va così bene contro la Roma Scuola Football. Prendiamo un po' di botte, gente si fa male, ma comunque riusciamo a disputare una buona partita. Tanti touchdown e vinciamo anche quella. Vinciamo anche una partita contro i nostri rivali del girone, contro il Legio 13. Crabs Pescara. Questa anche è stata una partita simile a quella della Roma Scuola Football. Tant'è vero che alla fine il coach, che non era particolarmente tentato di correre, ma aveva visto che io mi stavo annoiando perché tutto quello che dovevo fare era giù in posizione, set hot, boom, in faccia a uno che puntualmente cadeva. Quindi l'ultimo quarto di gioco ha deciso che io dovevo correre sempre. Quindi prendo palla, corro, testa bassa e uccido gente. Fino a che un ragazzo dei Crabs non sbaglia le altezze e mi placca precisamente qua sul ginocchio. Il mio ginocchio da così fa e mi sono rotto il collaterale. Quel ragazzo poi tra l'altro gentilissimo mi è venuto anche fuori, cioè mi è venuto a cercare anche fuori, mi ha chiesto l'amicizia su Facebook e si è accertato delle mie condizioni, perché la cosa bella del football americano e delle giovanili del football americano è che alla fine in campo siamo tutti amici. Cioè, in campo, se uno fa un'azione incredibile e, per esempio, se io sono un difensore, se io sono un attaccante e tu mi fai un placcaggio incredibile, io te lo dico che sei stato grande, io ti do il 5 e ti abbraccio. Perché è una cosa unica, non so come spiegarvelo, dovresti provarlo per crederci.
Mi sto rendendo conto adesso di stare facendo più pubblicità del dovuto al mio sport. Però non è male come situazione. Mi faccio il collaterale. Devo stare fuori per tutto il resto della regular season. Quindi, da adesso in poi, io starò fuori con le stampelle a guardare i miei amici che giocano fino ai playoff. Quella partita dove io sono stato portato via dai miei, l'abbiamo vinta, l'abbiamo stravinta. Come abbiamo stravinto tutte le altre partite. Insomma, il resto della stagione è andata tutta benissimo. Sono state delle vittorie schiaccianti su tutti i fronti. E i miei sostituti si sono comportati benissimo. E qui voglio dire una cosa: se qualcuno dei Marines mi sta guardando, se qualcuno dei Marines può farlo, date il 45 ad Alex la prossima stagione. Date il 45 a Vata. Date il 45 ad Alessandro Vata. Alexandru Vata. Perché è l'unico che voglio vedere con il mio numero nei Marines. Almeno nelle giovanili, poi in Serie A potete fare come vi pare. Arrivo nei playoff. Durante il mese, i 2 mesi che sono seguiti al giorno in cui mi sono fatto male, sono stato seguito da Gianluca Scarcioni, il mio fisioterapista, chiamato anche Gesù Cristo, perché io non riuscivo a camminare, avevo le stampelle. In un mese e mezzo mi ha rimesso in piedi, collaterale a posto. Tant'è vero che è talmente un santo che ho un suo santino dentro il portafoglio. E adesso voi non ci crederete, ma io ce l'ho per davvero. Prima squadra dei playoff: Roma Grizzly, il derby internazionale delle giovanili a Roma. Lazio Marinzio contro Roma Grizzly è un'altra rivalità che va avanti da un sacco di tempo. E abbiamo fatto avanti e indietro, botta e risposta per chi vinceva nelle giovanili. Io ho fatto 7 anni di giovanili. Tant'è vero che ho visto il passaggio dall'Under 18 all'Under 19, e in questi 7 anni, no, un anno vincevano loro, un anno vincevamo noi, un anno vincevano loro, un anno vincevamo noi. Era una cosa botta e risposta, fino a che dal 2013 fino al 2015, fino al 2014, le giovanili dei Lazio Marins non hanno prevalso su tutti i fronti contro i Grizzly. Così gli abbiamo ricambiato il favore dell'anno prima. No, quando hanno vinto all'overtime nei playoff, e ci hanno cacciato via, abbiamo vinto noi questa volta senza mandarli all'overtime e siamo andati in semifinale. Semifinale, da una parte Predatori Golfo del Tiguglio Lazio Marins, dall'altra parte Seamen Milano contro Lions Bergamo. I Seamen e i Lions erano le due grandi favorite del campionato. I giornali online dicevano che era quella la vera finale, che era la finale simbolica del campionato, che dalla nostra parte le due squadre, Lazio Marins e Predatori Golfo del Tiguglio, non erano minimamente all'altezza dei Seamen o dei Lions. Morale della favola: da quella parte c'è stata una partita incredibile, una partita botta e risposta tirata fino alla fine vinta dai Lions Bergamo. Dalla nostra parte, questa volta, la nostra squadra, che era partita di merda, che era partita come un gruppo di scappati di casa che non sarebbero stati in grado di tenere il pallone neanche per 5 secondi, riusciamo a vincere, riescono a rompere il culo ai Predatori del Golfo del Tiguglio e a giudicarsi la finale. Io quella penultima partita della mia vita non me la scorderò, non me la scorderò mai, non mi scorderò mai. L'emozione di sapere di aver raggiunto un sogno, di essere riuscito a coronare una cosa che tu porti avanti da 7 anni. Non mi scorderò mai quella sera quando sono andato a mangiare fuori con le solite 6 persone, i ragazzi con cui avevo legato di più, i veterani. E siamo andati a mangiare a Burger King al grido di andiamo a Milano, porca puttana, andiamo a Milano, porca puttana. I coach che poi erano nostri coetanei, erano aiuti coach, ragazzi che erano passati dalle giovanili alla Serie A, adesso ci davano una mano a noi. Non mi scorderò mai Davide Capra, una delle prime persone con cui ho giocato e fonte di ispirazione per un sacco di tempo come stile di gioco. Mi ricordo lui che ha stretto tutti i running back intorno, eravamo in quattro e ci siamo stretti fortissimo, tutti a piangere, andiamo a Milano, cazzo, andiamo a Milano. E qui arriviamo alla partita più importante forse della mia vita. Ce l'avevamo fatta, eravamo arrivati a Milano, era il sogno, era il coronamento di un sogno che durava una vita. Cioè una vita, 7 anni, ma avendo 19 anni era una gran parte della mia vita.
Arriviamo a Milano la sera prima della partita, mangiamo lì. Io sto in camera con Giovanni, il mio quarterback. Giovanni Biancolella, ti saluto fortissimo, anche se non mi, se non, non ti fai mai sentire. Però sono qui e sto parlando dell'ultima serata insieme. Eravamo tutti e due super fomentati, non riuscivamo a dormire e siamo stati tutta la notte a parlare del giorno dopo, di come sarebbe stato il giorno dopo, di come avremmo giocato il giorno dopo. Non sapevamo come sarebbe andata a finire, non lo volevamo sapere, noi volevamo soltanto andare là e giocare la nostra finale. Arriviamo lì, dentro lo spogliatoio, ci cale il silenzio, come non c'è mai stato nello spogliatoio della nostra squadra, perché siamo fondamentalmente un gruppo di cazzoni. Il coach entra, tutti a concentrarsi, il coach entra dentro, ragazzi, dobbiamo entrare in campo. File ordinate, vicino a noi c'erano i Lions Bergamo, c'erano l'ultimo ostacolo fra noi e il campionato italiano. Entriamo nelle due file, sembrava una partita vera. Entriamo nelle due file, ci disponiamo. Leonardo aveva lo stendardo, aveva la bandiera dei Marines e la sventolava con tutta la sua forza. Ci giriamo, gli spalti pieni come non erano mai stati per una partita di football, tantomeno per una partita di Under 19. In fila, come nelle migliori tradizioni, casco in mano e parte l'inno nazionale. L'inno finisce. Siamo tutti concentratissimi. Il terreno è una merda perché prima di noi hanno disputato le finali dell'Under 15 e l'Under 18 a 5, l'Under 15 a 9 e poi abbiamo disputato noi. E hanno disputato anche la finale del CIF prima di noi e poi c'eravamo noi. Parlando in termini di wrestling, eravamo noi il main event. La partita inizia con una mia dive. Io scivolo, cado per terra e da lì è tutto in discesa. La nostra squadra entra nel pallone, non riusciamo a azzeccare mezza ricezione, le corse non vengono perché il terreno fa cagare, mentre loro sembrano volare sul terreno. Loro erano abituati a questo terreno, noi no, perché noi abbiamo sempre giocato nel sintetico. E se tu abiti una squadra da zero a giocare su un solo tipo di terreno, non sarai mai in grado di dare lo stesso risultato su un terreno diverso, soprattutto quella fanga di merda che c'era. Non sto cercando scuse, non sto per niente cercando scuse perché abbiamo fatto tutti cacare quel giorno. Primo touchdown per Bergamo, secondo per Bergamo dall'attacco, terzo di ritorno sul kickoff, quarto, quinto, sesto. La partita finisce. Abbiamo perso 74-0. Non abbiamo. Ci siamo avvicinati una sola volta all'end zone di Bergamo, però per una brutta chiamata di un nostro coach, e quello devo dire effettivamente è una cosa che mi porto dentro, è stata una brutta chiamata del nostro coach. Purtroppo abbiamo perso la nostra grande finale. Però non è un rimpianto. Non è assolutamente una cosa che dici, cazzo, potevamo vincere, cazzo, non ho raggiunto il mio obiettivo per così poco. Questo che tanti miei compagni hanno lasciato o che hanno buttato, che hanno fatto non so che cosa, però so che non ce l'hanno ancora. Questa cosa che ho al collo adesso è il coronamento di un sogno, è qualcosa che abbiamo raggiunto insieme, è qualcosa che mi legherà per sempre a voi come squadra e la porterò per sempre nel cuore. Questo bracciale che ho qui, che dice Family, non si vede ma dice Family. È il bracciale della nostra famiglia questo, e voi lo sapete. Quindi io queste cose le tengo sempre vicine, perché mi ricordano della più grande cosa che abbia mai fatto nella mia vita, e questa cosa l'ho fatta insieme a voi, l'ho fatta insieme ai Marines.